FICO nasce con un'idea, con una visione, rendere fisso, permanente, quella che era stata la grande intuizione di Expo Milano 2015. Il cibo come nutrimento del pianeta, ma anche come modello di business, un modello di business che pensa al riciclo, che immagina che le risorse non sono infinite, ma dobbiamo averne molta cura, devono entrare in un'economia circolare. Viene costruito così dall'inizio, ricevendo per esempio energia dai rifiuti che vengono bruciati nelle inceneritori di Bologna, o procurandosi energia dai pannelli fotovoltaici, o creando un mercato interno a chilometro zero. Pensate che dentro FICO operano 13 fabbriche che producono il cibo per tutti gli operatori che lavorano qua dentro. Questo modello virtuoso di, come dire, mercato zero, che un po' si rifà a quella che era la saggezza contadina, in cui tutto avveniva all'interno di una comunità, questo è un modello che può essere applicato sia alle aziende, ma anche alle fabbriche e alle persone e alle abitazioni. In un momento come questo di grande pressione sulle bollette, prezzi del gas, prezzi dell'elettricità che sono schizzati alle stelle, FICO è una sorta di isola felice, perché qui nel Parco del Cibo di Bologna gran parte dell'energia viene autoprodotta. Sopra la nostra testa c'è il più grande impianto fotovoltaico d'Italia e uno dei più grandi d'Europa, per cui i nostri 26 ristoratori non pagano la bolletta elettrica, se ne fa carico FICO, che come dicevamo si autoproduce l'energia, e quindi è una sorta di ecosistema che si mantiene. FICO si mantiene non solo con questo, ma anche con tutta una serie di sistemi di recupero del calore, dell'energia e del riciclo, che lo fa diventare un posto effettivamente ecosostenibile. Durante tutto questo periodo di Natale, fino a tutto gennaio, dietro di me, lo vedete, c'è un villaggio di Natale con una pista di pattinaggio che ha una caratteristica: è una pista di pattinaggio ecologica, perché viene alimentata dai pannelli fotovoltaici sopra la nostra testa. Quindi creiamo divertimento, ma senza consumare energia o risorsa del pianeta. Una delle cose che l'Italia dovrebbe fare è puntare sulle proprie eccellenze, e l'Italia è famosa per la sua bellezza, per alcuni settori industriali, lo è per il cibo. FICO è una sorta di summa, è un parco in cui in una giornata io posso fare un viaggio in quella che è l'eccellenza del cibo italiano, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige. Credo che a livello di istituzioni bisognerebbe avere molta attenzione su quelle che sono non solo le aziende virtuose, ma quelle che raccontano l'Italia meglio nel mondo. Uno dei progetti di FICO, oltre che essere il Parco del Cibo a Bologna, è quello di internazionalizzarsi e in futuro di aprire nuovi FICO, che saranno degli avamposto in qualche modo del Made in Italy nel campo del cibo, in giro per il mondo.